Gli ebook EBSCO permettono di fare il prestito digitale. Vediamo cos'è e come farlo. Il prestito digitale offre la possibilità di scaricare il volume e consultarlo offline per un periodo predeterminato. In EBSCO puoi prendere in prestito un massimo di 10 ebook contemporaneamente. Il prestito dura massimo 30 giorni. È possibile riprendere in prestito lo stesso volume più volte. Per utilizzare il prestito digitale con qualsiasi piattaforma, prima di procedere al primo prestito è necessario creare un Adobe ID se non lo hai già, scaricare e installare Adobe Digital Editions, questo per computer fissi o portatili, oppure Bluefire Reader per Android, iPhone, iPad e Kindle Fire. Se hai già Aldico, va bene anche quello al posto di Bluefire Reader. Adesso faremo insieme questi due passaggi in Adobe Digital Editions. Si fanno una volta sola e prendono pochi minuti. Quindi andiamo nel sito internet di Adobe Digital Editions e selezioniamo Italia per usare l'interfaccia italiana. Come prima cosa ci creiamo un Adobe ID gratuito cliccando in alto a destra su Accedi. L'account Adobe è valido su massimo 6 dispositivi diversi. Selezioniamo Crea un ID Adobe. I dati obbligatori sono nome, cognome, email, si può usare anche quella personale, naturalmente la password e data di nascita. Spunto che ho letto e accetto le condizioni e seleziono Iscrizione. Vedo che la registrazione ha avuto successo e il mio nome è in alto a destra. Adesso scarichiamo e installiamo il programma cliccando su Download. Scelgo la versione Windows. Per salvare basta cliccare su Salva File. Scelgo di salvare sul desktop e premo Salva. Seleziono la freccia in alto a destra per vedere il download. Si apre il programma che ho scaricato. Lo seleziono. Esegui. Esce la finestra con la licenza. Spunto di accettare le condizioni della licenza. Escono quattro opzioni per l'installazione dei componenti. Lascio solo le prime due per non appesantire. Si sta installando. Si è aperto Adobe Digital Editions, dove verranno caricati tutti i nostri prestiti digitali. Vediamo adesso come fare praticamente il prestito nella piattaforma EBSCO. Quindi dalla lista dei risultati. Per fare il prestito digitale bisogna selezionare il bottone Download Offline. Proviamo ad esempio a prendere in prestito il secondo risultato. A questo punto è necessario essere iscritti in EBSCO. Bisogna fare questa procedura solo la prima volta, selezionando Create New Account e registrandosi. Adesso mi identifico con le mie credenziali selezionando Sign in to my EBSCO host. Fatto questo, mi appare una finestra dove devo indicare la durata del prestito. Di default escono 30 giorni. Posso scegliere anche una durata inferiore. Ad esempio, metto un prestito di 5 giorni. Per fare il prestito vero e proprio, devo cliccare su Checkout e Download. Come vediamo subito sotto nella finestra, per effettuare questa operazione è necessario aver scaricato Adobe Digital Edition o Bluefire. Clicco su Checkout e Download. Inizialmente scarichiamo soltanto un piccolo file con estensione HSM. Lo apriamo per completare il download dell'ebook vero e proprio. Se è la prima volta che uso Adobe Digital Edition, mi chiederà di autorizzare il computer e dovrò inserire l'Adobe ID creato in precedenza. Nel mio caso non è la prima volta che lo faccio, quindi scarica automaticamente. Bisogna aspettare qualche secondo. Il prestito si è caricato nella mia libreria. Per vedere la mia libreria completa, devo cliccare in alto a sinistra su Libreria. Qui vedo i miei prestiti. Se voglio fare la restituzione prima del tempo, posso farlo da qui. Basta selezionare il libro e col tasto destro del mouse selezionare Restituisci elemento in prestito. Restituisci. Il prestito è stato scaricato.
Per qualsiasi altra necessità o informazione, puoi scrivere all'indirizzo usbt@unimib.it.